edizione 2011-2012. Bienvenutos, buongiorno a tutti le mon. Siamo carichi, siamo pronti a presentare anche oggi una nuova band, nuovi cantanti, nuovi artisti che sono qui per mostrarsi, per farsi vedere e farsi conoscere. Oggi abbiamo un solista, un cantante che viene qui dalla provincia di Reggio, è accompagnato dalla sua band ed è già pronto sul nostro divanetto. Andiamo a conoscere Federico Ghidini. E siamo qui nel nostro salottino, nel nostro divano rosso con Federico Ghidini, ciao. Ciao, ciao Matteo. E la tua band. Sì, esatto. Con questo personaggio strano con dietro. Questo membro aggiunto dietro che fa quasi spavento, no, scherzo, è un proprio come ti dicevo, un membro aggiunto della band perché mi ha aiutato tra l'altro nella stesura delle tastiere di un pezzo che vi farò poi sentire, il secondo, Take My Life. E vedo anche che c'hai un vinile qua. Il vinile cos'è? Della cos'è? Zeppelin, Physical Graffiti, me lo tengo stretto perché me l'ha regalato mio zio quando ero piccolo e da lì l'ho sempre messo in sala prove, da quando sono andato a suonare ho detto beh questo ci vuole. Il santino, esatto. Eccolo lì. Esatto, me lo tengo. Arriviamo però a te, suoni ormai da 10 anni, sì? Fai musica da 10 anni, studi musica, esatto. E adesso il progetto è quello di fare un album. Sì esatto, mi piacerebbe molto realizzare un disco per intero, dopo qualche demo e pezzi registrati. Ne sto scrivendo altri, quindi mi piacerebbe concludere un disco come mi piace, insomma. La canzone che adesso ascolteremo è Tell Me Brother, esatto. Che parla di tuo fratello. Sì, esatto, parla di mio fratello in parte, perché poi mentre la stavo scrivendo mi sono accorto che per quanto riguarda dissi, di litigi, in realtà tutte le persone ce li hanno, verso tutti, quindi siamo un po' tutti fratelli, no? E poi ho pensato di scrivere questo pezzo, insomma, un po' per aiutare anche me stesso a dire, beh, una volta meglio lasciarla passare che andare a litigare, insomma. Magari poi affrontiamo anche il discorso. Però prima voglio sentirvi, voglio ascoltarvi e quindi ci ascoltiamo Federico Ghidini, la sua band con Tell Me Brother.
my brother. And I say, Federico Ghidini e la sua band. Bravi ragazzi, vi aspettiamo qui al tavolo, al Max Devil Caffè. Questo gruppo, dai, dai un tuo parere, una tua ottica, insomma, della situazione. Federico, ho letto un po' le tue cose, intanto bravi, complimenti. Oh, grazie, grazie Benji. Ciao. Grazie tanto. Ciao. Sono complimenti da lui poi. Beh, ma cavoli. No, dillo, no, no. Devo dire che, allora, questo gruppo che... ho visto che tu hai citato, no? Tra i tanti, ma però sì, insomma, questi i New Radicals, sì, ai quali si ispira, non so se è presente, hanno fatto solo, sì, un album, ma molto molto bello, no? Vuoi spiegarcelo tu? Un disco, si chiama Maybe You Have Been Brainwashed Too, è un disco del 98, però mi ha stupito molto perché ascoltandolo e riascoltandolo ho visto che il sound è molto moderno. Sì. Riprendendo però i temi, molti giri, arrangiamenti, molto anni 70-80, mi è piaciuto veramente tanto. Tu, visto che hai fatto questi coretti, no? Sì. Che è bello. Benji ce l'aveva però che non c'era, non vedeva... Non vedevo il bassista che faceva che almeno nel playback sarebbe bello vedere un... Sì, esatto. O lui, insomma, qualcuno dei infatti, due ci poteva fare. Altra curiosità del prof, cos'era? Inerente al tuo lavoro che hai fatto qualche anno fa. Ah, sì. Tra l'altro insieme a un altro collega, sì, musicista, Gabriele Borghi, sì, esatto, Gabriele, batterista dei Mammi Carburo, esatto, ex adesso, sì, sì. Però sì, infatti gli stavo dicendo con Benji che per scrivere i pezzi io aprivo le lettere ogni tanto, perché facevi qualche lettera, esatto, qualche lettera, e allora quelle mi vedevi che erano un po' d'amore, sì, no? Quelle che col, magari con quel cuore, esatto, quelle che arrivavano dall'estero, sì, sai, mi guardavo intorno, aprivo, leggevo qualcosa, poi chiudevo. Prendevi spunto, esatto, per i testi. Magari mi insegnavo due righe. Quando il disco adesso? Allora, abbiamo sentito questo pezzo, poi ne sentiremo un altro sicuramente. Beh, voglio arrivare al l'album quando? Diciamo che registrati ho 5 pezzi, 3 o 4 devo andare a registrare, spero almeno di arrivare a... Attenzione che il mondo finisce nel 2012. Allora devo considerarlo. Cioè, devo uscire. Ascolta, no, sai che adesso con la musica... Beh, intanto facciamogli firmare... Allora, intanto firmiamo... Facciamo vedere, questa è la targhettina di Special One, insomma, una te la facciamo firmare in modo, grazie, tale che la teniamo noi qui nella nostra bacheca, l'altra invece rifacciamola vedere per chi non l'avesse focalizzata bene, la diamo in dotazione a voi. Rimane a voi. Te la posso firmare qua? Sì, sì, no, dicevo che oggi, come oggi, la musica, essendo sempre più liquida, la chiamo la musica liquida, quindi non c'è bisogno... Ti piace questo termine, liquida? Non mi dispiace, non mi dispiace, non è che mi piace, non mi dispiace, che è diverso. Sì. E poi, cioè, anche con i tuoi 5 pezzi puoi decidere di metterli, insomma, facilmente sui, sì, vari portali, da iTunes a, sì, tutti gli altri, senza bisogno di dover confezionare o magari aspettare di dover confezionare l'album, perché però vuoi mettere, vuoi mettere il sapore di un disco, cioè. Scherzi, a me piace il termine invece che hai usato, liquido, perché effettivamente vedo che al giorno d'oggi c'è un ascolto incredibile di ogni pezzo, sì, tu puoi arrivare a tutto. Un po' mi lascio un po' perplesso questo scaricamento che ormai è diventato, cioè, selvaggio, abnorme, che secondo me è un po', forse un po' troppo esagerato. Sì, c'è gente oggi, che si è riempita gli hard disk, sì, di musica che non ascolterà di mai, di discografie anche... che non andrà mai a sentire. Esatto. E invece dove vi troviamo voi? Dove possiamo ascoltare la vostra musica? Beh, io su YouTube ho il mio canale, Federico Ghidini 87 si chiama, e ci sono, per ora ci sono i 5 pezzi che ho caricato. Poi sul mio... Allora su YouTube Federico Ghidini, sì, lo trovate. Sì, sì. Io faccio vedere la targhetta, eccola qua, firma
firmata appunto da Federico Ghidini. Io vi faccio un in bocca al lupo a te e anche alla band, ai ragazzi, un in bocca al lupo, speriamo di rivedervi qui a Special One. Noi ci rivediamo, Special One, potete sempre vederlo, rimanere in contatto con noi su specialonetv.it, oppure se volete partecipare, se siete talentuosi, bravi, volete in qualche modo mettere in mostra le vostre doti, specialone@2f.it. Special One, ricordiamo che è anche arte a 360 gradi, quindi se magari siete anche dei pittori, scrivete lo stesso, non serve la musica. Ciao!